quello bello, perché sono oggetti, sono proiettili, anche un giocattolo del bambino, la pallina, qualunque cosa, ecco quello che è successo. Qui i bambini non erano assicurati, sembra niente, ma basta un minimo minima per creare una cosa sicura. E qui fanno vedere quando si parte bisogna rispettare determinati criteri. Tedesco, quindi con un terreno che lo raccontiamo tedesco. Se sono liberi raggiungono le strutture interne e impattano contro di esse fermandosi in meno di un cinquantesimo di secondo. In quell'attimo tutta quell'energia viene sprigionata. Fondamentale, poi lo vedremo, è sapere più o meno cosa è successo a questo seggiolino, nel senso che se il seggiolino è già stato utilizzato come un sinistro in un incidente anche a 30 km all'ora, vuol dire che comunque il seggiolino non è più utilizzabile. Quindi attenzione, che molti seggiolini hanno una serie di servizi comprensivi dell'acquisto e fase di acquisto che comunque danno la possibilità di utilizzarlo al meglio il seggiolino nelle varie fasi della crescita del bambino. Quindi i codici di omologazione, abbiamo detto, sono questi, sono i codici che rientrano in una codici normativi, diciamo europei, normativi di formazione europea, che rientrano in quelle codifiche. Diciamo che nella maggior parte del caso, dei casi dobbiamo considerare quello che è la codifica legata alla nazionalità, cioè alla produzione dello stesso seggiolino. In genere noi abbiamo questa codifica 0303 che sta a identificare la nazionalità, in questo caso 03 corrisponde alla nazionalità. Ci sono anche altri seggiolini che sono ugualmente validi, però oltre a questo dobbiamo valutare quindi il peso del seggiolino stesso, la categoria e la differenza che risulta appunto all'interno del codice di omologazione.